Ciao followers, benvenuti in questa nuova seduta con il vostro Yugufo. Ragazzi, vorrei parlare con voi di Bernardeschi, Federico Bernardeschi, che rimbalza sempre di più sui social questa notizia di un suo imminente ritorno. Andremo a vedere anche Aurelio De Piangentis, le sue dichiarazioni sempre contro la Juventus, si conferma essere un ossessionato della Juventus. Andremo a vedere Acciughino Allegri, ragazzi, attenzione perché adesso nel pentolone delle scommesse ci buttano anche il nostro Massimiliano Allegri. E poi andremo a vedere comunque la partita del Milan, ragazzi, perché domenica giochiamo contro il Milan lì a San Siro. E attenzione perché loro perdono Sportiello, quindi giocheranno con il terzo portiere. Ragazzi, prima di iniziare, come al solito, sigla. Bentornati sul canale del vostro Yugufo, ragazzi, bentornati. Ragazzi, non so se avete visto questo video che gira nei social ultimamente, questo video che si è fatto virale di Fabrizio Corona, dove lui fa vedere con il telefono, fa questo video dove risulta praticamente in forma inequivocabile che l'85% di quelli che vedono i video del vostro Yugufo non sono iscritti al canale. Ragazzi, questa è una cosa molto seria. Perché iscriversi al canale non costa nulla, ma è molto importante per il vostro Yugufo, perché abbiamo raggiunto livello 500 iscritti. Grazie di cuore, ragazzi, apprezzo molto tutti quelli che sono iscritti al canale. Abbiamo bisogno di più iscritti, ragazzi, a voi non costa nulla. Ragazzi, effettivamente costa un po' di fastidio, nel senso che col mouse lì bisogna andare dove dice iscriviti, fate click e vi iscrivete al canale. So che questo è uno sbattimento, però si fa una volta sola e aiuterete tantissimo il canale del vostro Yugufo. Apprezzerei tantissimo se vi iscriveste al canale. Ragazzi, andiamo avanti, vorrei parlare con voi di Federico Bernardeschi. Io non lo voglio alla Juventus, ve lo dico subito, io non lo voglio. Non lo voglio perché secondo me Bernardeschi è un calciatore a rischio. Prima di tutto perché lui rischia la giocata. E seconda cosa, ragazzi, perché lui viene da un campionato come quello degli Stati Uniti, che è un campionato molto inferiore rispetto al campionato della Serie A. Quindi se lui viene adesso alla Juventus, magari durante questi ultimi due anni ha perso motivazione, ha perso stimoli a migliorare, ha giocato comunque dove c'è anche Lorenzo Insigne lì in quel campionato, quindi comunque questo è una botta sui maroni. Poi ritorna alla Juventus. Non sappiamo se ritroverà gli stimoli, è cresciuto durante questi anni o comunque il campionato degli Stati Uniti invece di farti crescere ti fa abbassare il livello. No, questa cosa secondo me è un rischio, io per questo motivo non lo vorrei. Poi c'è da dire una cosa, la Juventus non avendo una lira dal punto di vista proprio del bilancio dobbiamo risparmiare, però abbiamo perso Pogba e adesso anche Fagioli, quindi la Juventus è obbligata ad intervenire sul mercato, dovremmo prendere dei calciatori a centrocampo, quindi questo Bernardeschi, essendo un parametro zero, essendo uno che conosce comunque il campionato italiano e più o meno è un calciatore diciamo affidabile, magari ci sta che lo prendi giusto per portare, per agguantare, per stringere i denti fino alla fine del campionato e poi l'anno prossimo, se ci qualifichiamo per la Champions, magari piazzare qualche colpo a centrocampo, qualche colpo serio. Però se non hai una lira a gennaio è difficile che tu possa comprare Thuram, che tu possa comprare Holberg lì come si chiama quello del Tottenham, eccetera eccetera. Si parla anche di Fabian Ruiz in prestito, magari in prestito un calciatore può venire dal PSG perché non sta trovando spazio, c'è l'intesa con Giuntoli perché lui è ex Napoli. Si farà un mercato di questo tipo, per questo Bernardeschi potrebbe rientrare nei parametri di spendi poco e comparisci. Però questo calciatore qua, ripeto, quando è andato via dalla Juventus non era molto apprezzato perché noi in quel momento avevamo comunque un centrocampo bene o male attrezzato e quindi lui è andato via a parametro zero, nessuno si è strappato i capelli, nessuno si è messo a piangere. Però in questo centrocampo che è una valle di lacrime che abbiamo al momento, magari uno come Bernardeschi potrebbe fare comodo. Però se io dovessi scegliere tra niente e Bernardeschi, scelgo Bernardeschi.
se dovessi scegliere tra Bernardeschi e un altro centrocampista un po' più bravo, magari preferirei un regista puro, così togliamo The Regist dal posto di regista, lo mettiamo come mezzala, come interno di centrocampo e potremmo comunque risolvere il problema. Quindi ragazzi, spero che Bernardeschi non venga, però se viene alla fine ci sta, visti i brutti tempi che stiamo vivendo. Ragazzi, parliamo un attimo di Aurelio De Piangentis. Attenzione, perché Aurelio De Piangentis si conferma ancora una volta ossessionato dalla Juventus. Lui deve parlare sempre della Juve. Intervistato, lui ha parlato di Giuntoli e se ne esce con questa storia. Ancora una volta che Giuntoli gli diceva fammi andare alla Juve. E Giuntoli era una persona umile, però da quando mi chiede di andare via alla Juve già non è una persona umile. E dice che noi siamo i rivali storici della Juventus. Ma perché deve dire che siamo i rivali storici della Juventus? Magari il Napoli vorrebbe essere un rivale storico della Juventus. La Juventus tutta questa storia con loro non ce l'hanno. Dice noi siamo i nemici sportivi numero uno. Ma nemici di chi? Lo dite voi. Lo dite voi. Tre scudetti, noi ne abbiamo quasi 40. Dove sta questa rivalità? Ma perché? Le stesse cose che dice la Fiorentina. La rivalità con la Juventus, la rivalità è solo vostra. La Juventus, la rivalità ce l'ha con l'Inter, con la seconda squadra di Milano, detta SF Inter, con il Milan, ma con il Napoli. Per uno o due anni che siete arrivati secondi e pensavate di vincere lo scudetto, che poi l'avete vinto lo stesso, lo scudetto dell'onestà, e che sparavate i fuochi di artificio, e perché era tutto truccato, tutto rubato, bla bla bla, queste sono altre storie. Ad ogni modo ragazzi, questo è Aurelio De Piangentis, si inventa ste cose e mette in testa ai tifosi ste cose, che c'è la rivalità. Vabbè. Poi dice no, che attenzione perché Kvaratskhelia, come cazzo si pronuncia lì il georgiano, è stata un'intuizione di Edo, suo figlio, no? Non so se avete visto mai Edo, che cammina con i piedi a pinguino dei lunghi, praticamente così, sembra l'orso Yogi, dice che è stata un'intuizione del figlio. Non di Giuntoli, ma un'intuizione del figlio. Attenzione ragazzi, perché Kvaratskhelia aveva quasi firmato con la Juventus. Poi che è successo? Che Paratic è andato via, ci sono stati dei problemi alla Juventus, eccetera, eccetera. Quindi l'accordo non si è fatto. Lui stava per firmare con il Milan stava aspettando delle operazioni in uscita, non è riuscito a concretizzare e lui si è accasato con il Piagnapoli. No, è stata un'intuizione di Edo. Così come ci dicevano che Cristiano Ronaldo era vecchio, era brutto, non serviva a niente, che la Juve con questo vecchio sta spendendo tutti i soldi, poi quando Cristiano Ronaldo gliela metteva puntualmente nel deretano, attenzione perché Cristiano Ronaldo sì, sta alla Juve, è forte, però lui è la seconda scelta, perché lui è venuto a Napoli, lui voleva venire a Napoli, siccome De Piangentis disse di no, allora lui per ripiego sarebbe venuto a Torino. Queste sono le storielle sotto al Vesuvio, ragazzi, le commedie napoletane purtroppo. Sì, l'ingrediente delle commedie napoletane voi sapete che è la fantasia. Attenzione ragazzi, parliamo un attimo di Massimiliano Allegri, perché il brand da salvare, come dice il cervo di Mirandela, che insiste a dire il brand da salvare, e poi la cosa bella è che i topolini lo ripetono. Il maestro, il cervo di Mirandela, dice il brand da salvare e tutti devono ripetere brand da salvare, brand da salvare, brand da salvare, brand da salvare. Io non capisco come cazzo fanno a ripetere queste cose senza magari pensare un attimo, un po', no? Dicevo, rifletto, nonostante lui è un maestro, è bravo, però fammi riflettere, no? Cioè, la FIGC prende la Juve, si inventa una norma che non esiste sulle plusvalenze per punire la Juve. Processo chiuso, si inventano che ci sono nuovi elementi, riaprono il processo e un'altra volta devono fare un processo contro la Juve. Prima il PM chiede 10, loro no, meno 15, gli danno il meno 15, poi lo tolgono, poi meno 10, gli fanno la penalizzazione, poi attenzione perché c'è un altro processo in corso, processi su processi,
un sacco di casino. Poi alla fine hanno fatto tutto questo e per salvare il brand. Scusa, no, ma se tu vuoi salvare il brand, non lo affossare in primo luogo, no? Perché questi della PGC vorrebbero salvare il brand che loro stessi volevano affossare con penalizzazioni tutte fantastiche, con indagini, cose. Che cazzo di ragionamento è? Come io che dico, vabbè, io farò di tutto per salvare, non lo so, la mia macchina, e poi praticamente io l'ho buttata giù in un burrone alto 100.000 metri, la faccio cadere giù, poi dico, no, adesso la devo salvare, io ci tengo la mia macchina, la devo salvare. Che cazzo vuol dire che loro devono salvare il brand? Se lo volevano salvare in primo luogo non lo avrebbero affossato in questo modo. Comunque devono salvare il brand, lo dice il cervo di Mirandilla, ragazzi, sono venuti a scriverlo anche sotto al canale. E ragazzi, bisogna compiattirli, loro pensano così. Ad ogni modo, parliamo un attimo di Acciughino Allegri. Attenzione ragazzi, perché nel calderone viene buttato anche Massimiliano Allegri. C'è un video che ci fa vedere Corona dove parla con un tizio. Praticamente questo soggetto qui fa una foto a distanza siderale ad Allegri, dove si vede ingrandito, tutto sgranato, il cranio di Allegri che sta così, che sta riverso così su un tavolo da gioco del casino. Che cazzo vuol dire? Che c'è di male? Che cazzo vuol dire? Alzi la mano chi non ha mai giocato al casino. Io la mano la abbasso perché una volta ho giocato, almeno ho cercato di farlo. Mi ricordo che a Johannesburg nel casino lì con i colleghi di lavoro cercavamo di scommettere, mettevamo le fisce sul tavolo e quello lì con la mazza e il croupier praticamente li allontanava. Diceva qualche cosa in francese, diceva vabbè, dobbiamo aspettare il momento propizio, no? Allora diceva, le jeux, fare qualcosa, no? Gli altri mettevano le fisce, le mettevamo noi e quella nostra praticamente la respingeva sempre. Non abbiamo mai capito come cazzo si giocava. Però ragazzi, non è una cosa negativa, non è che mi devo vergognare. Tutti più o meno qualche volta, se c'è l'occasione, sono entrati nel casino pure per vedere, no? No, adesso è una cosa immorale. Allora, giustamente Corona dice, vabbè, però lui come fa adesso a dire, no, a Fagioli che questa è l'etica della ludopatia, lui deve parlare con lui, quando il primo scommettitore è lui, no? Ce lo dice pure il cervo di Mirandilla, no? Che succede però, ragazzi? Che lui poi dice, questo personaggio, no? Dice, attenzione, perché io poi mi sono avvicinato, ho ascoltato i discorsi dove lui diceva che ti devo dare i soldi delle bollette, ma le bollette non erano i soldi della luce o dell'acqua, voleva dire i soldi delle bollette, ossia delle scommesse, scommetteva sulla Serie B. Come cazzo fa? Ma che cazzo di ragionamento è? Dice bollette uguale Serie B, bollettine, così era Serie C, bollettoni, magari era Serie A, bollettazzo sulla Champions League. Come fanno a inventarsi queste cose? Adesso comunque ragazzi è nel calderone pure Allegri, scommettiva sulla Serie B. Questo è quello che ci porta Corona, visto che ci ha provato con Gatti, gli è andata male perché comunque la procura lo ha smentito, ci ha provato anche con Bonucci minaccia querela, adesso ci prova con Allegri, dice che scommettiva. Ad ogni modo ragazzi, giocheremo contro il Milan con il secondo portiere Mirante. Nel Milan Sportiello si fa male, prende una sportellata, quindi non sarà della partita, giocherà Mirante. Ragazzi, attenzione, perché secondo me tutti entusiasti, i tifosi bianconeri, questo portiere non è bravo, è in un momento di inattività prolungata, bla bla bla. Attenzione ragazzi, perché se la squadra gioca bene, fa filtro a centrocampo, fa filtro in difesa, difende davanti al portiere, non te ne accorgi nemmeno che stai giocando con un portiere presuntamente, no, presumibilmente di categoria inferiore, quando comunque Mirante è un portiere del tutto rispettabile, magari un po' avanti con l'età, però secondo me è un bravo portiere. Prima della botta in testa era molto potente, vi ricordo. Ad ogni modo ragazzi, non cantiamo vittoria, vedremo quello che succede domenica, però non pensate che sia un vantaggio per la Juventus, vi volevo dire solo questo ragazzi. Ad ogni modo, la seduta con il vostro Yubufo termina qui, noi ci vediamo nel nostro prossimo video, chi non si iscrive al canale ha preso una botta in testa. Yeah.